Cioè, questi sono gli obiettivi colpiti dai russi? Colpiti con nuova arma molto precisa. Dicono che usano mezzi di... assolutamente chirurgici. Così dicono. Sì. Con l'aiuto di un interprete abbiamo provato a capire cosa dicono i principali TG russi, accusati da Unione Europea e amministrazione americana di fare propaganda, a partire da quella che in Russia viene definita operazione speciale militare. In цілому одобряєте спецоперацію? Спецоперацію, звісно, іменно з точки зрения денацифікації. Яка жорстокість, настояща фашистська жорстокість. Скоріше всього, це правильно, тому що гибли люди. Її потрібно тільки так називати. Non parlano di guerra. No. Anzi, dicono che così finiscono con la guerra che è stata cominciata civile, che è stata cominciata da Ucraina contro Donbass da 8 anni. Prima che sul campo, lo scontro è sull'informazione. Secondo i media, sarebbe la Russia la prima vittima della propaganda ucraina e per questo, da giorni, i TG mandano in onda servizi volti a smontare ogni possibile fake news. Subito dopo l'atto, tutti, dice giornalista russa, tutti i mass media ucraini hanno cominciato a far vedere questo video dicendo che queste gente sono state colpite, no? Uno dei più grossi fake sarebbe quanto raccontato sul bombardamento del teatro di Mariupol, considerato dai russi una base del battaglione Azov. Battaglione Azov. Hanno detto che questo è stato girato 2-3 minuti prima dell'attacco russo. Poi invece sappiamo che questo è stato girato 10 marzo. Io alla domanda se lui considera Putin delinquente, militare, Biden ha detto no. Questa è la versione integrale che la maggior parte dei media però ha ignorato. No, non è delinquente. Poi 3, come scrivo nel 4, 7, 8, 9, quanti secondi? Biden qualcuno ha consigliato, è tornato. Cosa mi chiedeva? Che domanda? Sì, lui è nella stessa giornata. Dopo i TG si continua a parlare di Ucraina nei talk show che vanno avanti fino a notte fonda. Bisognerebbe tagliare la corrente elettrica agli ucraini, dice un famoso musicista, scatenando lo stupore persino di un generale dell'establishment. Ogni occasione è buona per ribadire la linea governativa. Adesso il nostro problema principale è denazificazione e demilitarizzazione dell'Ucraina, ecco come loro dicono. Però non si nega il diritto di parola a politologi e opinionisti ucraini contrari alla linea di Putin. Se questa guerra in Ucraina, lui chiama guerra in Ucraina. Quindi lui usa il termine guerra. Lo può usare lui il termine guerra? A quanto pare agli opinionisti ucraini è concesso.